Ciao a tutti, oggi prepareremo il ragù di maiale. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono salsiccia spellata, tritato di maiale, salsa di pomodoro, olio, cipolla, sedano, carota, vino rosso, acqua, sale, alloro, zucchero e pepe nero. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo sedano, carota e cipolle. E facciamo andare per 10 secondi a velocità 7. Adesso uniamo sul fondo. Uniamo l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti. A 120 gradi. Velocità 2. Uniamo la salsiccia e il trito. E facciamo insaporire per 5 minuti. A 120 gradi, antiorario, velocità soft. Uniamo il vino. E facciamo sfumare per 3 minuti. A 120 gradi. Antiorario. Velocità soft. Ora aggiungiamo la salsa di pomodoro. L'acqua, il sale, lo zucchero, il pepe e l'alloro. Mettiamo il cestello al posto del misurino. E facciamo cuocere per 40 minuti. A 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Il ragù è pronto, andiamolo a trasferire in un contenitore. Ragù di maiale, grazie e alla prossima ricetta!